Fiat 500 1200 benzina con impianto GPL della casa da 69 cavalli, adatta a neopatentati e super chic grazie a questo color bordeaux. Ciao amici di Privacar San Cesario, sono Davide e oggi vi propongo la city car più amata dagli italiani. Prima di andarla a scoprire però più da vicino e capire perché acquistarla, vi ricordo che iscrivendovi al nostro canale YouTube e attivando le notifiche sarete sempre i primi ad accedere alle nostre ultime offerte. Andiamo! E andiamo a vederla più da vicino. Ci ha colpito subito questo color bordeaux, come riportato sul catalogo degli accessori. Possiamo chiamarlo anche vinaccia, chiamatelo un po' come volete, comunque davvero molto molto carino. Bello poi il contrasto con tutti gli accessori, tipo i gruppi ottici con luci diurne a LED, le ruote da 14 pollici, carrozzeria che abbiamo verificato, si trova in buono stato, qualche segno da segnalare sul cofano anteriore, troverete il dettaglio fotografico in alta definizione comunque nell'annuncio sul nostro sito. Andiamo a vedere anche il portabagagli. Nella norma per una city car, come vedete, abbiamo tutti gli accessori di sicurezza e anche il kit per il gonfiaggio. Andiamo adesso a vedere gli interni. Vi voglio far vedere questa panoramica. Guardate che bello il contrasto tra questo bordeaux e il color panna del volante, del cruscotto e anche di alcuni inserti nella plancia. Davvero molto molto carino. Come vedete tutti gli accessori, quindi la corona del volante, la manopola del cambio e tutti i tasti fisici, le manopole e tutti i comandi della radio sono in eccellenti condizioni, non c'è nessun segno di usura. Ottime le condizioni anche del sedile del passeggero, nessun segno di usura da segnalare, anche i sedili posteriori, così abbiamo anche gli attacchi Isofix e avete una panoramica. E abbiamo anche il sedile del guidatore in eccellente stato, come vedete non c'è nessun tipo di scucitura o strappo. Qui segnaliamo un pochino di usura, ma ovviamente è normalissimo, non è comunque strappata. Bene amici, prima di andarla a testare su strada parliamo un po' della storia dell'auto, che è stata immatricolata nel 2018 ed ha percorso circa 107.000 km, tutti percorsi dall'attuale e unico proprietario. Molto attento anche per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, che è tutta registrata con fatture che avremo a disposizione per farle visionare. Ultimo tagliando, luglio 2022, quando l'auto aveva 101.000 km. Bene, adesso andiamo a testarla. Vi ricordo, motore 1200 da 69 cavalli, adatta a neopatentati, scusate, e, con impianto GPL della casa. Quindi i costi di gestione sono davvero ridotti al minimo. Andiamo adesso. Eccoci amici nel nostro test su strada. Diciamo che l'auto, oltre ad essere chic come abbiamo già visto, guardate che belli poi gli interni, questo contrasto bordeaux e panna mi piace davvero tanto, è anche pratica. Infatti su strada, soprattutto in città, va davvero bene. Grazie alla modalità City, alleggerisce molto il volante, riusciamo ad eseguire qualsiasi manovra, anche le più strette, i parcheggi più stretti, senza nessun tipo di problema. Abbiamo verificato anche l'avantreno dell'auto e devo dire che non abbiamo riscontrato nessun tipo di criticità. Ora vediamo come va in accelerazione e frenata, così da testare anche la frizione. Partiamo! Allora, per quanto riguarda il pedale della frizione non abbiamo nessun tipo di problema, infatti è molto morbido, la cambiata quindi risulta fluida. Vediamo la frenata, siamo quasi a 75 km/h. Eccola qui, la frenata abbastanza decisa, non abbiamo avuto nessun tipo di sbandamento e anche sulla distanza di arresto è stata estremamente breve. Per quanto riguarda gli accessori dell'auto, abbiamo i comandi al volante, il climatizzatore, la radio con anche il Bluetooth, quindi possiamo collegare tranquillamente il telefono. Qui abbiamo diverse prese, sia AUX che USB e tanto altro. Io vi consiglio di andarla a scoprire sul nostro sito www.privacar.com, sezione San Cesario. Lì potete scoprire tutti gli accessori di cui è dotata la vettura. Vi ricordo inoltre, per finire, che potrete anche prenotare un test drive e così da rendervi conto se l'auto potrebbe essere quella che fa per voi. Per questo vi basterà contattarci ai numeri che trovate in descrizione nel video.
vi basterà telefonarci e fissiamo un appuntamento senza nessun tipo di problema. A me non resta che salutarvi e ci vediamo alla prossima video recensione. Ciao!